Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo episodio su Brawl Stars con il grandissimo Graxone. Ciao ragazzi, ed eccoci qua ritornati. Siamo su Brawl Stars. Raga, prima di iniziare, io e Grax vi chiediamo un bel pollicione all'insù per supportare questo video. Ovviamente nel negozio codice creatore Grax, ma attenzione, perché quello che vogliamo fare in questo video è qualcosa di probabilmente impossibile, ma... è difficilissimo. Se ci riusciamo, vado a shoppare 10 euro su Brawl Stars. E... attenzione, la motivazione è giusta! Se lo dici troppo ad alta voce poi ti senti il gioco ti fa vincere, perché vuole soldi. No. Se vinciamo 4... l'obiettivo è questo, 4 partite, 4 primi posti, e se mamma questo mia accade, io vado a shoppare 10 euro su Brawl Stars. Mi raccomando. Ma io ti dico, è difficilissimo. Okay. Ragazzi, è difficilissimo. Supportateci con un like. Magari perdiamo subito la prima, più che altro perché veniamo da due video positivissimi. Okay. Allora, cioè, abbiamo fatto un botto di coppe. Allora facciamo così. Abbiamo un solo margine di sconfitta. Cioè, una sconfitta la possiamo fare. Ok? Okay. Va bene, va bene. Io mi impegno, Te lo dico. Cerco di fare il possibile. Mamma mia, i danni che fa il pinguino. Il pinguino, con un pinguino illegale. Ok, kill fatta. Il pinguino in teoria dovrebbe essere morto, perché lo avevo tipo stravvelenato. Probabile. Però non allora, è morto. Sopra c'è un Dynamike. Secondo me... vai, vai, prendilo, prendilo. Dynamike buon... buono. Ok, si è reso. Il power up qui è spettacolare. Oh, bastarda maledetta. Piper fa dei danni, ragazzi, disumani. Where is... ah, ma c'è, quindi, perdonami, il pinguino lancia soltanto i barili? La valigia. La valigia? Ah. Queste valigie qua che scoppiano e fanno doppio danno. Che si aprono e fanno doppio danno. Quindi al centro c'è il pinguino. E sotto dovrebbe esserci Piper. Sì, esatto. Il bello è che ho il jump. Da Piper. Maledetta. Senti, questi mi sa che li devo chiudere a martello. Sì, ma anche Pam. Gran giocata, che brava, che combo. Testa di cacca. Sì, sì, certo. Ma da qui a power up. Aspetta. Mamma mia, Graxone, ragazzi, lo chiamiamo noi Italiano Sniper. Con i tiratori me la cavo, Tube, me la cavo. Ok, aspetta l'immunità. Perfetto, vai. It's time to colpirli. Mamma, ragazzi. Ma il pinguino, fidatevi che è il boss finale, eh. L'ho avvelenata. È andata. Eccolo il pinguino. Dai, Merda, merda, mi ha fregato. È stato braverrimo a mettere la torretta. Sì, mi ha fregato. È stato veramente... ok, io mi metto qua dietro così riprendo un po' di life. C'è Penny, quindi cerchiamo di non stare vicinissimi, se no ci fa doppio danno. Se può fa. Per quanto riguarda il mio brawler, io sono avvantaggiato perché colpisco dalla distanza. Ok, gli ho spaccato il pinguino. Io non penso mamma di potercela mia, ragazzi fare. Vai tranquillo, vai tranquillo. Pinguino, bravo, l'ho fatto killato. Raga, io non lo so che sta succedendo. Ok. Penny deve uscire per forza di lì. No, non è entrato il colpo, non ci credo. Non è entrato neanche Eccolo! Il mio. Grande. Grande. Prima. Comunque, raga, se tornate un attimo indietro, notate che il colpo del mio corvo non è entrato. Ora, non so se è peccato, perché non l'ho beccato di poco, ma va bene. Graxone, ci siamo. Non lo so. A volte bisogna non farsi le domande. No, 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 l'importante è il risultato. Grande vittoria, grande vittoria. Prima ne mancano vittoria le dubbe. Su 4, ok. Ne mancano 3. Abbiamo visto che sto team, anzi abbiamo confermato che sto team funziona, eh? Allora, Jesse 8 bit, io lo posso counterare alla grande 8 bit perché è lento, gli faccio certi pezzettoni, guarda. Bam, preso. Ehi, ok. Bam! Fatto. Bravo, mia, bravissimo. Scusa, ma... no, extra life, extra life, extra life. Ma chi ha dato questa extra life? Non ho capito. La star power. Va bene, se rimani in vita e non pushi, recupero. È rischioso quel power up, attento. Bravo. Sì, lo so che è rischioso, ma col cavolo che io lo lascio a loro. Sti qua, qua, qua. Quanto è bello il corvetto, è velocissimo, puoi fare queste cose. Già siamo 3 team, buono. Siamo già 3 team bene, e sono tutti qua sopra. Esatto. Guarda. No, presa, minchia, sono fortissimi. Presa. No, loro sono questi fortissimi. Fanno malissimo. Loro sono fortissimi. Però guarda che li ho indeboliti un bel po', eh. Dobbiamo sperare che qualcuno gli vada un attimo a rompere le scatole. Che se no è un bel problema con 4 power up.
Ok, c'è un team al centro, se ho visto bene. Mortis, oh, Mortis Shelly, presa Shelly. Bravissimo. Prenditi il power up. Ok, l'ho preso. Ricordo, ragazzi, che abbiamo anche un tentativo di sconfitta. Vabbè, ho capito, ecco, però Mortis. Sono un coglione. Ti risolvo io. Te la risolvo io, Dube, non ti preoccupare, c'è Pam che è mezza ferma, magari sta laggando. Preso Mortis. Allora, Mortis e Shelly sono counterabili, tranne Pam. Pam è devastante. Aspetta che sto rinascendo. Vai! Sì! Sì, è tuo! Grande kill! Bene. Adesso stai attento, potrebbe uscire l'8-bit da lì. Quindi cerca di difendere il power-up dal Mortis. Bravo! Mamma mia, si può fare, Dube, eh? Si può fare, dici? Mi... Sì, sì, se te la giochi bene sull'8-bit, sì. Attenta la piattaforma, ok. Io prendo sto power up che è respawnata la spam. La sì, la spam. L'hanno spammata. Cos'è la spam? Nuovo negozio, un supermercato. Oh, e vai giù, maledetta. Non è andata giù. Mamma mia, ragazzi, che partita questa. Wow. Mamma mia, ragazzi, oh, che partita questa. Sembra una finale, sembra una finale di non so che cosa. Questo deve andare assolutamente. Ho pushato. Dai, bre, boh, seconda ci, posizione. Boh, e non ce l'ho tutti. Mannaggia. In seconda posizione, eh. Va bene. Coppe, non è male. C'è stato sempre il dominio, ragazzi. L'8-bit aveva troppi power up. Poteva andare peggio. Poteva andare molto peggio da come si era messa, considerando che loro avevano 5 power up ciascuno, mm-hmm. Io mi sono mangiato la Pam. Se... Me la so proprio mangiata. L'ho pushata e l'ho mangiata. Se fosse andato giù prima il Mortis e avessimo avuto più spazio, io l'avrei gestita meglio contro l'8-bit. Poi invece sono stretto, è andata come è andata. Però non male. Vai. Ah, subito meteoriti, maledetti meteoriti. Dateci un attimo di tempo. Ok, questi li stavo ammazzando, questo l'ho colpito. Però sono un po'... L'ho ammazzato, no? No, no. Ok. Beccato. Aia, 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 aia. Attenzione al genio. Sì! Bravo, gang. Genio di sto cavolo! Mamma mia, quella Penny quanto ha rischiato! Presa! Io sono andato, Occhio! Qua devo stare attento, non posso sbilanciarmi perché Mortis se mi pusha da vicino mi devasta, anche se ho il jump. L'unica cosa è che secondo me il Corvo dovrebbero mettergli la ulti che si carica leggermente più veloce. Capisco che diventerebbe troppo OP. Non ti so dire perché OP. Non ce l'ho, però sarebbe veramente OP, credo, perché già così è piuttosto forte. Dai, che è una doppia? Doppia, doppia, è fatta quella. Ti basta mettere, esatto, ti basta mettere le tossine. E adesso ho due power up. Quindi il mio danno è abbastanza boostato. Di una Paper Max. Fa male. Eccolo lì, 2003. Pure indebolito. Rinasce Mortis, attento. No, Corvo, ok. No, è Corvo. Genio. Sì, roba nostra, roba nostra. Mamma mia, ragazzi, rischio. Bello quel colpo sul gin. No, l'ho jumpato. Benino! Oh my Bravissimo. God! L'ho fatto! Oh my God! Attenzione alla rullata. Solo che non c'ho colpi. Va bene, va bene, va bene. Te la puoi gestire tranquillamente. Potresti provare anche a jumparli, ma... Forse è meglio se mi fai rinascere. No. No, ci prova Dube! Attento. Se resisti, Dube, se resisti. Se resisti. Va bene. Seconda posizione. Allora, so tante coppe, regà, però vincerle non è facile. Proviamo l'ultima. Dovevo jumparlo perché non potevo permettere a quel Mortis di riprendersi. Sì, 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 sì. La fortuna però mi sa che facevo prima. Eh? È quel discorso che facevo prima, con tutta la mappa aperta potevo anche giocarla magari se mi avessi fatto rinascere, ma va bene perché comunque sono coppe sul finale, raga, può sempre succedere tutto. Sì, dici che magari se ti avessi fatto rinascere ce l'avremmo fatta 2v2? Probabile, magari forse qualche probabilità in più rispetto alla fight singola. Perché Bravo. Il Carletto aveva la ulti. C'erano un sacco di cose dannose. Allora, quel Beryl col cappuccio lì, col cappello, secondo me è prossimo alla morte. Molto prossimo. Basta un colpo fatto bene. Eccolo lì. E sarebbe top ammazzare il... Io andando a fregare il power up, Bravo. Ok, altro danno molto buono che entra. Solo che lì ci stanno le mine, attento, bravo. Ok, scriviamole. Sì. Stecca preso, che bravo, danno, bravo, ragazzi. Bravo, bravo, bravo. Pazzeschi. Temi. È il momento di far crepare il bo. Certo c'è Piper, però. Aspetta.
Guarda, guarda come, guarda come me lo sono districata. Guarda, fra, sembro Matrix. Schivo i colpi come, come Neo. Sei bellissimo. Tutto così vado. Partner perfetto. Codo, come mi districo io tra le mappe. Neanche John Cena. Che cazzo c'entra John Cena? Ci sta sempre bene, you can see me. Quel bull lo devo prendere, lo devo avvelenare. Ci tengo un botto, voglio fare l'ultima win. Ok, buono. Ok, cominciamo a fare sul serio. 3 power up, 3 team. Piper da 2007, basta che la colpisco una volta e va giù, cioè deve andare giù assolutamente. Non l'ho preso, non ci credo. Devo stare fermo io. Non l'ho preso, non ci credo. Allora io ho fatto un change di posto e secondo me... Me lo puoi sonoramente sucare, carapai, Penny. No. Aspetta, come si chiama Piper? Piper. Ok, 72. No, beh, 72 non scherziamo. Bombettina assordente, no! Di Bo. Non ti permettere assolutamente di toccare il mio corvo. Oh, mimmerd. Ok. Vate a prendere. Perché non hai preso power up? Guarda, perché quanti. Ti aspetto che rinasci almeno. Ah, ok. Almeno. No, ti conviene prenderli. Riesco. Guarda che roba, Dupe! Ma sei un grande, cazzo, credo, un grande. Allora me li vado più io. E li prendi te e noi la chiudiamo così. Bam, pulita! Bam. Chiara! Limpida! Ho fatto un botto di coppe, te dico, no, da quando abbiamo iniziato a registrare. Sto qui 10.000 coppe, recuperato no, tutto. No, la stessa cosa che stavo pensando e ti stavo per dire. Cioè, cazzarola, a sto punto ci arrivo easy. Ma hai fatto il corvo a 600? Graxone! Fantastico! Se facciamo un'altra vittoria... No, però non mi bastano per arrivare a cassa enorme. Non mi bastano. Mm. Perché ho 6.289 e qua me ne richiede 6.003. No, non mi basta. Vabbè, però abbiamo tempo per fare l'ultima. Ok, un'altra la facciamo. Oh, e ci non proviamo. Perdiamo, Cioè, voglio dire, non è niente, che dici... non si perde. Pazzesco. Non si perde. Mai il rischio, arriviamo sempre a premio, sempre alla fine. Vabbè che probabilmente la maggior parte del merito è tuo. Questo lo voglio anche un po' riconoscere. Guarda, guardalo là, kill. Tac, ha preso Viper. Oh, che merda. Quello no, mi sta... era andato giù. Quelli mi stavano aspettando nell'erba. Ha detto che questo muova più al power up. Oh, stupidi, mica gioco da ieri come voi. Scusate, sto raga, massimo rispetto per gli avversari. Sempre fair play. Comunque sto facendo delle cose dubbie che non ti rendi conto. Killato un team pazzesco. Ora forse dovevo non prenderli in giro perché si sono arrabbiati. Attenzione la Paper Calimero Calamaro. Sì, ma perdonami. Cioè, che resistenza ha quella maledetta? Sandy è forte. Sandy è forte. Però con i power up ancora peggio. Quindi è gestibile con i power up. Sì, okay. Guarda la debolità. Oh, c'è sta una Penny là sotto. Occhio, mi ha fatto un sacco di danni. 2003 è rimasta con 200. Ma stiamo scherzando. Fermo, attenzione. Sì, bravo. Sandy ha fatto il push. Tolgo il mortaio e bisognerebbe pushare Sandy. Ecco Shelly, Shelly qui. Attivato Cerotti. Ok. Buono. Bravissimo. Buonissimo. Se no la jumpavo. Ragazzi, sono 3 win, Guarda quel colpo su Sandy. Dove è andata? È uscita. Andata sopra. Bam. Ma questa tizia qua lo sai che io tra poco la pusho? Qualcuno la dovrebbe avvisare. Oh oh oh! Oh oh oh! Mia! Morta! E adesso ragazzi è il momento di chiuderla. Io andrei prima di tutto su Jesse e poi su Shelly. Torretta andata. Presa! Preso! Sì! Mamma mia, Artube, abbiamo fatto cose! Tube, chiudete l'internet, regà! Cioè, regà! L'abbiamo vinte quasi tutte! E non perdiamo. Cioè, la scommessa sostanzialmente potrebbe quasi risultare superata, perché alla fine 4 partite, 4 vittorie, ci sta. Ok, il secondo posto non è una vittoria, però dai, cioè per il risultato, il complesso, abbiamo spaccato tutto secondo me. Graxone, io con una partita arrivo alla cassa enorme. Però dai. No, chi è che ha messo pronto? No. Ah, hai messo pronto? Ma io non l'ho fatto apposta. Ah, sono uscito, ok. No, buono. No, no, nel senso, cioè, vabbè, cassa enorme non è che sia un grandissimo premio. Quindi diciamo che, anzi, vedete che vi dico, Tom, mo' apro una cassa enorme giusto per trovare il nuovo brawler insieme a Graxone. Guarda, eccolo. Eccolo che esce. Niente, non esce mai niente, regate, ragazzi. Magari un pinguino? Oh, 8 gemme. 8 gemme. Buono. Da una cassa gratuita. Voglio dire. Vabbè, ragazzuoli.
Grax, grazie mille, è stato un piacere. Probabilmente un paio d'ore così e si raggiungono obiettivi nelle coppe che non ho mai raggiunto in vita mia. Andiamo in top italiana continuando così. Ma che scherzi, oh! Guarda che, ma veramente, cioè, comunque stiamo giocando con gente che hanno il nostro stesso livello. Cioè, non è che stiamo giocando con i nabetti, eh. Non male, guarda, c'erano buoni player, tipo la Sandy, quella lì, l'ultima partita, era un 686 coppe, un player da 19.000 coppe, non male. Porca vacca! Quindi, signori, se questi video vi piacciono, io e Grax siamo molto contenti di riportarli, e sono tra l'altro episodi che vedrete sempre solo qui, su Tuberanza, accompagnato dal buon Grax. Ciao! Esatto! Pollicioni, ragazzi, ciao!